Forte dolore al petto, fiato corto e nessuna percezione di odori e sapori. Inizia con questi sintomi la storia del fanese 33enne Enrico Gambini, risultato positivo al Covid-19 lo scorso 11 novembre, dopo il tampone fatto a pagamento e di sua spontanea volontà in un laboratorio privato. Ho fatto entrambi i tamponi, il tampone rapido dove sono risultato positivo e il tampone molecolare dove sono risultato positivo, ma il laboratorio privato voleva ripetermelo perché davo lievemente positivo e secondo loro ero alla fine del Covid, però comunque hanno dovuto segnalarmi positivo. Forse è meglio dichiarare il falso, dire che uno ha la febbre. Almeno uno riceve il tampone che magari andarlo a fare nelle strutture private. Enrico si pone subito in quarantena e per non mettere a rischio la sua famiglia decide di chiudersi nella mansarda a casa dei suoi genitori. Attende quindi la telefonata da parte di ASUR, che però tarda ad arrivare. L'ente sanitario, infatti, non è nemmeno a conoscenza della positività di Enrico. Il suo nome non risulta in nessun database. Mi hanno detto che sarebbe partita la segnalazione all'ASUR e ho atteso giovedì, venerdì, tutto il weekend, ho atteso ieri una chiamata mai arrivata. Fortunatamente tramite una conoscenza sono riuscito a mettermi in contatto con l'ASUR e praticamente dal computer dell'ASUR risultava che io non ero né segnalato, né segnalato positivo, quindi io volendo sarei potuto stare in giro o andarmene al lavoro o a casa con i miei familiari, invece sto continuando la quarantena perché mi ritengo una persona responsabile. Il problema non sono andato a fondo, però sicuramente la falda è stata o dall'istituto privato che non ha comunicato, oppure l'istituto privato ha comunicato, ma la mia segnalazione è andata persa da qualcuno. Si tratta dell'ennesima falla nel sistema che, spiega Enrico, mette gravemente a rischio la vita delle persone, soprattutto dei più anziani, e che lascia ancora una volta nelle mani del buon senso di ciascuno di noi la salute di chi ci sta intorno. Fortunatamente sono giovane, ma se succede a una persona grande, a un adulto, a un anziano, che non ha questi mezzi per essere reperibile con qualcuno, cosa succede? Lo lasciamo in casa un mese, 2 mesi, 3 settimane? Fortunatamente sono riuscito ad essere preso in carico dall'ASUR e sabato mattina sono riuscito ad ottenere un tampone, perché venerdì finisco la quarantena e sabato mattina sono riuscito ad ottenere un tampone, ma questo grazie perché io sono riuscito a mettermi in contatto con l'ASUR. Tutto qua, se no l'ASUR non mi avrebbe mai chiamato.